a tutti ragazzi, qua è Balzo che parla e oggi siamo in un altro gameplay di giochi da smartphone. Oggi siamo con Isle Climber Racing. Spero si pronunci così perché sennò ho fatto una figuraccia. Comunque, sotto volume c'è un gioco altissimo. Perché non gasa? No, facciamo così. Ah no, ok, ho capito tutto raga. Allora, dai che sennò finisce la benzina. Spero sappiate che gioco è. In poche parole è un gioco di macchine che usa la fisica. E sto tizio si è appena rotto l'osso del collo. E io mi sto chiedendo seriamente se non c'è sulle impostazioni il livello della musica. Si può scegliere. Vabbè. Comunque iniziamo. Sono un rumore impressionante, mi spacca le orecchie. E vabbè, comunque sia un po' più alto, no? Cioè, ma quello lì non sarebbe quello dei giri, scusate. Quello che vedete salire di colpo, quello dei giri. E la velocità vabbè. C'è il boost, ma per il mondo del boost non serve a niente. Non credo. Dobbiamo arrivare a 400 metri. Facciamo le persone responsabili. Oh, c'è, attenzione, c'è il cartello di precedenza. Quindi facciamo passare. Pistici pedonali. No, scherzo, dai. Nuovo record, 30 metri al prossimo distributore di benzina, 70 metri al prossimo distributore di benzina. Comunque dobbiamo arrivare appunto a 400 metri, questo sarebbe lo scopo del gioco, arrivare sempre più lontano, guadagnare sempre più soldi per poi comprarsi tutto il resto. Ma siccome la nostra macchina è un po' schifosa, perché vedete, se freno la macchina ma su e giù, gaso fa, freno fa, guardate, tocca per terra, sembra quelle giostre per bambini. Poi osservate bene la faccia della persona che sta guidando, non sembra una persona che sta guidando, sembra una persona che sta dormendo in piedi. Tutte queste cose qua di cui non si capisce niente. Esageriamo con questo gas, perché è una cosa buona, però guardate che secondo me finiamo la benzina prima del distributore, prime alture. No, volevo fare una capovolta. Vabbè, c'è anche questo gioco qua, Simple World Search. Spendiamo, allora torniamo indietro, costa troppo, quindi noi facciamo una cosa, spendiamo in motore, upgrade, non possiamo farlo, quindi è una cosa buona, vedete che adesso andiamo molto più veloci, cioè il boost è salito di mezza tacchetta e i giri in questo gioco segnano la velocità dell'auto. Dell'auto, se no non ci schiantiamo a terra. Col nostro collo sarebbe meglio. Allora spendiamo anche in sospensioni. A sto punto spendiamo anche in un telaio 4x4. Ah no, non abbiamo più abbastanza soldi. Dobbiamo guadagnarci. Comunque ditemi anche questa volta nei commenti se questo gioco vi è piaciuto. Scaricatelo comunque sul vostro smartphone perché è un bel gioco. Bel gioco, cioè divertente, simpatico, non è un gioco che occupa tanta memoria. Però una volta che si sbloccano tutti i veicoli è simpatico giocarci ed è divertente. Io mi ricordo, ce l'avevo sul mio vecchio telefono, non su questo. Sul mio vecchio telefono che avevo, che adesso è rotto.
avevo questo giochino qua, ci giocavo sempre, ma era molto divertente utilizzarlo. È divertente perché comunque in teoria la descrizione del gioco sarebbe un gioco sulla fisica. Diciamo che il tizio c'ha l'antenna dell'auto che non è fisica, quella roba lì o è in carta pesta. Neanche all'asilo facevi le robe in carta pesta così, no? Cioè, la sua antenna dell'auto fa così. Mi chiedo quale radio ascolti, perché non funziona l'antenna. Guardate, cioè, l'antenna si muove a vita propria quell'antenna. Però ora osserviamo bene la marca dei copertoni, delle cose. Finestrer Fitness. Pensavo ci fosse scritto Michelin. Non so, magari c'era il meccanico Michelin qua in giro. Comunque sembra semplice, anzi sembra molto semplice, anche se non lo è, perché qua la fisica va un po' a farsi benedire. Capriola, già 13.000 dollari siamo, prima non eravamo 3.000. Allora ripotenziamo il motore. Aspetta, prima arriviamo a 400 metri. Vai, bravo. Avrei preso la moneta da 100 euro, bravo. Motore 9.000, fai l'upgrade, dopo costa 16.000. Vabbè, è ovvio che uso quello più alto che ho, cioè che scemenza è che posso portare indietro le mie cose. No, nulla, aspettate che faccio 4x4, vai. La trasmissione dovrebbe essere potenziata, vedete ora come va? Va leggermente più veloce, proprio leggermente. Ho speso 9.000 euro per far andare il motore della mia auto leggermente più veloce di quello di prima. Se lo so che sembra una presa in giro, però funziona così, su Steam Racing. Ma no, perché ti capotti? Ho schiacciato il freno, dovresti frenare e andare a capottarti dall'altra parte. Ah! Non sopporto quando fa queste cose qua. Comunque potete guadagnare anche guardando i video, se non sbaglio, cosa che io non farò. Guadagnerò tutto andando in auto. Magari ci giocherò un po' off camera per poi comprare tutte le auto, gli scenari insieme a voi. Tipo metodo spacchettamento di Clash Royale, per intenderci. Bene, siccome ora ho fatto... No, devo arrivare a 400 metri. No, ero a 367 metri. Ho 5.000 euro con... allora cambia ste gomme. Cioè, proprio fanno così schifo ste gomme. Vabbè, spendiamo in gomme, magari sono l'aderenza migliore. Comunque, per questo episodio è quasi tutto. Adesso questa qua è l'ultima volta di tutto l'episodio. Poi ci sarà un altro episodio di questo gioco che sarà, come vi ho detto prima, a metodo spacchettamento. Quindi preparatevi che dovrebbe uscire la settimana prossima. Questo qua dovrebbe uscire di mercoledì. Sabato credo che uscirà un nuovo gioco che non vi posso svelare. E quindi ci vediamo alla prossima e ciao!